Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. Trevahome.it. Mister, buongiorno. Buongiorno. Diciamo che forse di fronte avete davanti una partita jolly, un po' come doveva essere alcune in precedenza. Voglio dire, bene o male, avete fatto la gran parte di quello che dovevate fare, adesso vi testate contro una squadra che sta bene, però non può sbagliare il colpo per nutrire ancora qualche speranza di vetta. Sì, loro non possono sbagliare, ma neanche noi. Noi andiamo là per fare punti perché siamo in fiducia, siamo bene, quindi è normale che cercheremo di fare anche noi la partita della vita, perché per noi fare un risultato positivo vuol dire continuare sulla scia di quello che stiamo facendo, e quindi per noi è molto importante. Quindi i ragazzi lo sanno che è una partita dove noi dobbiamo stare a 100, perché giochiamo contro una squadra che qualitativamente e a livello di esperienza è sicuramente più forte di noi. Ma noi abbiamo dalla nostra l'entusiasmo, la gioventù, ma soprattutto abbiamo quella corsa che ci aiuta sempre a tenere il ritmo alto, che poi in queste partite è determinante, perché contro giochi contro squadre forti che sono organizzate, secondo me la cosa più importante è tenere alto il ritmo e farli correre. Marcello Villani. Ce l'avevo, ha fatto 100 gol, Ganz ne ha fatti 5 nelle ultime 4, che pigli? Chi scegli? Chi scegli? Ti tieni Ganz o... No, Ganz tutta la vita, anche perché nei momenti di difficoltà Simone ha dimostrato di essere un grandissimo, nel senso che è sempre stato là a soffrire come i grandi campioni, no? E molte volte, sai, nel calcio non è che arrivi e giochi con continuità, anche se c'è un nome importante, ti devi sempre guadagnare la pagnotta. Lui è stato sempre là, umile, a dare consigli ai ragazzi, a mettersi sempre a disposizione. Abbiamo un rapporto stupendo, sia come giocatore, ma soprattutto anche come uomo, perché poi alla fine quello che conta, secondo me, è sempre essere uomini, mettersi a disposizione di tutti. Simone in questo spogliatoio è molto importante, come tutti i vecchi. Vai Fiorenzo. Donia. Attenzione che l'audio può disturbare, spegni il microfono. Ok, vai, l'ho disattivato. Buongiorno mister. Buongiorno. Questo è un Padova che non si sa nemmeno come squadra scenderà in campo, nel senso stesso che ha talmente tante scelte a disposizione che un ambiente molto esigente, giustamente per quello che si è speso, potrebbe indurre a qualche cambio sia nell'atteggiamento sia negli uomini. E cosa si aspetta specificamente? Ci aspettiamo che il Padova deve vincere per rimanere attaccato sicuramente al Sud Tirol, però è normale che loro hanno una corazzata nel senso di rosa, ma anche io ti dico la verità, non ho solamente 8 vecchi, ma ho 24 giocatori che corrono tutti, sono tutti attaccati alla maglia, che questa è poi la cosa più importante, quindi sarà una partita bella dove sicuramente si incontrano due squadre che stanno in un buon momento. È normale che loro cercheranno di metterla sull'esperienza, sul gioco, sulla personalità, ma noi andremo là a fare la partita anche noi della vita, perché vogliamo continuare su questa scia, perché è importante, perché poi abbiamo due partite importanti in casa, e arrivare sempre con il morale alto è sempre una cosa positiva, insomma. Dai Davide, dai Abur. Sì mister, ha parlato di corsa, mancherà Giudici, mancherà Zambataro, che all'andata fece una partita straordinaria. E quindi cosa si inventa per gli esterni? Zambataro manco da tante partite, quindi di conseguenza quelli che hanno giocato hanno fatto sicuramente, non l'hanno fatto rimpiangere, anche se Zambataro è uno dei vecchi importanti, no, di questa squadra. È normale, Giudici è un giocatore che nessun allenatore farebbe a meno, è in un momento di grazia, perché in questo momento Giudici è la ciliegina sulla torta che mancava in questo Lecco. Ha qualità, personalità, ha giocate, è un giocatore completo.
E quindi, però ti dico che quelli che giocheranno sicuramente ci metteranno l'anima, perché tutti sanno che quando si hanno opportunità, soprattutto in questo gruppo, la devono prendere, devono stare a 100 e non devono mai mollare, perché poi dopo diventa sempre difficile. Io ho l'esempio di Bucio, no? Che fino adesso ha giocato poco, domenica ha fatto 70 minuti alla grande, quindi non ho sicuramente giudici, però quelli che lo sostituiranno, secondo me, metteranno anima e cuore per cercare di fare una grande prestazione. Federico Pozzoni. Diciamo, mister, una curiosità, se per questa partita pensi più a Nepi o a Petrovic come partner avanzato di Ganz? Grazie. No, penso che partiranno Ganz e Nepi davanti, perché non voglio cambiare. Petrovic potrebbe essere l'alternativa a Buccio domani, perché dipende molto, devo chiacchierare, devo fare una chiacchiera con lui per capire, perché in quel ruolo come Buccio è un attaccante, no? Però domenica sembrava un centrocampista esterno, perché ha corso, ha rincorso, ha fatto gol, ha fatto un centrocampista in determinate situazioni, è andato a raddoppiare 2-3 volte Ricci, quindi vuol dire che tutti i giocatori hanno le due fasi, e se Petrovic sicuramente è cosciente di quello che ha, perché Petrovic ha un potenziale che non lo sa neanche lui, però forse se riesce a capire che questo potenziale lo può portare a giocare a livelli importanti, diventerà importante anche per noi quel ruolo, perché quello è un ruolo dove magari io posso cambiare tanto. In certe partite posso mettere un attaccante in più che fa l'esterno, in altre partite metto un centrocampista di contenimento, quindi mi aspetto, dopo l'allenamento di oggi decido. Roberto Frigerio, se hai una domanda. Posto, grazie. Ciao Roby. Ciao. Lanfredo Birelli, se hai una domanda. Sì, oggi sono preparato. Ecco. Vai. Parliamo di numeri, vabbè, noi siamo una delle due squadre che ha battuto il Padova in questo campionato, l'altra è la Feraldi. E il Padova non perde dal 25 di ottobre e l'ultima partita casalinga ha preso gol dalla Propatria, ma non prendeva gol, per cui gli stimoli per fare una partita come l'andata, quando ancora non c'eri tu, ci sono tutti. E anche sì. Noi siamo nelle ultime 9 partite, abbiamo un rendimento da, non dico da promozione, ma da primo fatto. È normale, sì, sono d'accordo. Il Padova è una corazzata, è stata costruita per vincere. Se non ci fosse stato il Sudtirol, sicuramente era la candidata numero uno a vincere. E il Sudtirol sta facendo delle cose incredibili. È normale che affronteremo una squadra, come dicevo prima, noi siamo la Cenerentola, no? Rispetto al Padova, per quello che ha speso, per la qualità dei giocatori. C'è 2 giocatori per ogni ruolo, giocatori importanti che hanno un curriculum importante. Ma come dicevo prima, noi dobbiamo essere quella squadra che magari mette in difficoltà tutti con la corsa, con l'aggressività, con l'organizzazione e soprattutto con l'equilibrio, perché nel calcio quello che conta in una squadra è l'equilibrio. E io sembra che questa squadra, la mia squadra, ha trovato un buon equilibrio. Grazie. Iniziamo allora. Vai Matteo. Sì. C'è una nota statistica interessante. Ganz ha segnato 4 partite di fila, lo ricordava proprio Alfredo domenica sera. Il record è di Francia, quindi che gli fai alle punte a Lecco? È bello avere giocatori. Francia è un giocatore importante, di spessore importante. Simone è un giocatore anche lui importante. E secondo me gli attaccanti, quando li metti nelle condizioni di far gol, questa squadra questo modulo è stato costruito soprattutto per i 2 attaccanti davanti. Io quando c'erai a Culano e lo stesso Tordino ho sempre cercato di giocare con una punta e un trequartista, ma la verità è che questa squadra deve giocare a 2 punte davanti, perché ecco, è stata, secondo me, per come vedo io, a 2 esterni che arrivano sul fondo e mettono palla, e quindi di conseguenza avere 2 attaccanti e non avere un trequartista cambia sicuramente in maniera diversa. Però sono 2 attaccanti forti, li ho allenati tutti e 2. Franz è più esperto, secondo me, perché io l'ho allenato che aveva già 37 anni.
professionista esemplare, arrivava sempre prima al campo, un giocatore che secondo me oggi attaccanti così forti ce ne sono. Simone è sulla stessa strada, perché Simone è ancora giovane, può dare sicuramente tanto, quindi lui sa che può essere il nostro bomber numero uno, anche se mi aspetto molto anche da Nepi, sotto porta. Vai Marcello. No, queste partite sono difficili da interpretare, perché poi, voglio dire, ti danno grande carica se le vinci, non ti abbattono molto se le perdi, perché quasi dai questo per scontato. All'andata la vittoria però ci fece molto male, perché ci gasammo troppo e andammo giù in verticale in pratica. Questa cosa non si ripeterà comunque, perché io spero un buon risultato. Io penso di essere un allenatore che riesco a tenere i giocatori molto con i piedi per terra, perché nonostante abbiamo fatto dei buoni risultati, voi vedete che la squadra in campo soffre, corre, lotta, è determinata, quindi sono uno che sono un buon vigile del fuoco, no? Perché quando vedo che qualcuno sta appiccando il fuoco e comincia a fare gli do subito 50 litri d'acqua, lo metto subito e gli faccio capire che bisogna stare con i piedini per terra, e quindi di conseguenza non ci può essere sicuramente questa roba. Magari vincessimo davvero e poi dopo vediamo. Vai Davide, sì, una curiosità, se Buso ha da giocatore di fascia un'invenzione sua, come ha deciso di schierarlo in quel ruolo, dato che lui ha detto che non l'aveva mai fatto? Sai, quando c'hai tanti attaccanti davanti, hai un giocatore che ogni volta che entra bene. Io l'ho fatto giocare parecchie volte esterno. È un giocatore che ha una gamba incredibile. Quando ti punta, io ho rivisto il gol che ha fatto, veramente un qualcosa di incredibile. Cioè, io sono nel calcio da tanto tempo. Ti dico che se l'avessero fatto dei giocatori importanti, per una settimana si parlava su tutti i giornali, Gazzetta, Corriere, tutti parlavano del gol di Buso. Sono contento per il ragazzo, perché ha sempre lavorato in silenzio, ha sempre sopportato molte volte che eravamo in tanti e rimaneva fuori dalle partitine. E quindi la cosa più importante è che il lavoro nel calcio paga sempre. Chi si allena sempre con umiltà e sta sempre sul pezzo, alla fine viene sempre primato. È una legge questa qua, è una legge del calcio che esiste da quando è nato il calcio. Grazie. Posso? Sì, vai Fiorenzo. Mister, le faccio due nomi, mi dica lei quello che vuole. Vasic e Morosini. Moro non sta bene, no? Anche fino a ieri, no, ancora c'è questo problemino leggero al polpaccio, ma è sulla via di guarigione. Vasic è un giocatore che non lo conoscevo, e qua devo dare i meriti al nostro grande DS, che in due anni qua è invecchiato in una maniera incredibile. Però ti devo dire la verità, sui giovani, ma anche su altri tipi di giocatori, conosce il calcio come pochi. Guarda, oggi parlavo con Matteazzi, che è il direttore sportivo del Pescara, e parlavamo appunto di questo, perché io l'ho visto giocare Reggiana Pescara. E quindi parlavo e gli dicevo che il Pescara secondo me è una squadra che sa giocare a calcio ma ha pochissimo equilibrio, nel senso che va sempre in difficoltà. E abbiamo parlato quasi un quarto d'ora di questa roba qua, e parlavamo della conoscenza dei giocatori giovani, e quindi siamo andati su Fracchiola, e devo dire che anche Mattiazzi lo stimo molto.